Il cappellino di lana bianca di Renata. La giornata è fredda e ventosa e tutto questo lascia presagire che alla lezione di catechismo saremo in pochi. Io sto bene e quindi devo andare. Un paio di jeans, scarpe da ginnastica, piumino azzurro, cappellino bianco di lana per tenere calda la testa rasata, taglio tattico antipidocchi e la borsa blu di pezza a tracolla con in rilievo la figura di Holly Hobby. Che borsa da sogno. Forse è l'unico dettaglio che possa far pensare che sono femmina. Poco prima del cancello d'ingresso della canonica, un uomo apparentemente gentile e garbato, molto alto, anche lui jeans e giaccone blu, arresta la mia marcia e gentilmente mi chiede se può farmi una domanda. Lo guardo senza paura, contenta di poter offrire il mio aiuto, e dico: certamente. Lui, sempre in modo gentile, mi chiede: hai mai visto mamma e papà nudi? Rimango incredula. Mi blocco. Non ho capito la domanda. Lui ripete: hai mai visto mamma e papà nudi? La domanda è quella. Ho capito bene. Da brava bambina quale sono, non posso lasciare la richiesta sospesa. Devo rispondere e soprattutto non devo raccontare bugie, ma dire la verità. Quindi timidamente rispondo: no. Lui, con gesto gentile, sposta la giacca e prende tra le dita il suo membro, me lo mostra mentre lo gonfia con delicatezza e mi chiede: e questo l'hai mai visto? Rispondo: no, e per fortuna la paura vince sulla brava bambina e mi fa correre via.